Siamo con il professor Fabio Ghezzi, direttore dell'ostetricia e ginecologia della SST Sette Laghi. Oggi parliamo di fibromi, una parola che le donne sentono spesso menzionare in occasione delle visite ginecologiche, perché è un problema molto, molto frequente, molto diffuso. Cerchiamo di capire meglio col professore di che cosa si tratta. Grazie dell'invito. I fibromi sono dei tumori benigni che colpiscono le donne in età fertile. Tipicamente dopo la menopausa regrediscono di dimensioni e sono dei tumori che non possono mai diventare maligni. Originano dalle pareti dell'utero, a volte si sviluppano anche al di fuori delle pareti dell'utero, sulle ovaie o in altri organi che ci sono nella cavità addominale. E la caratteristica di questi tumori benigni è quella di dare dei sintomi, sintomi che sono sanguinamenti abbondanti dall'utero, sono dolori pelvici, sono compressione degli organi che ci sono nella cavità addominale e a volte anche infertilità se si sviluppano all'interno della cavità uterina. Sono un problema perché colpiscono donne giovani, preoccupano molto. È uno dei motivi principali delle nostre visite ginecologiche e credo che debbano essere curati in un modo adeguato perché, appunto, trattandosi di donne giovani e a volte ancora che ricercano una gravidanza, devono essere curati quando serve curarli. A volte non serve curarli perché sono asintomatici e non danno grossi disturbi. Quindi nella maggior parte dei casi sono asintomatici, ma qualora diano dei disturbi, come si può intervenire? Quali sono le cure possibili? Le cure dei fibromi vanno dal monitoraggio, quindi monitorare nel tempo per vedere se aumentano molto di dimensioni. L'obiettivo è un po' quello di arrivare alla menopausa. Quando si arriva alla menopausa, poi i fibromi regrediscono, non essendoci più gli ormoni che li alimentano. Quindi se non sono di grosse dimensioni si può aspettare alla menopausa, se sono di grosse dimensioni a seconda di dove sono localizzati si può decidere di intraprendere una terapia medica, farmacologica oppure di intraprendere una via chirurgica. Le vie chirurgiche poi sono varie, si può intervenire per via transvaginale, quindi attraverso la vagina con delle piccole telecamere che permettono di vedere l'interno dell'utero qualora i fibromi siano all'interno dell'utero, oppure per via addominale o tramite la laparoscopia, quindi sempre in chirurgia minoinvasiva, oppure con un taglio sull'addome qualora fossero di grosse dimensioni o non si potesse riuscire a toglierli in laparoscopia. Sicuramente l'inquadramento diagnostico dei fibromi con ecografie mirate, ecografie transvaginali, ecografie di secondo livello ed eventualmente anche con esami diagnostici più importanti come la risonanza magnetica, de devono essere proprio ritagliati su ogni singola donna. E proprio per la cura dei fibromi all'ospedale del Ponte è da poco stato attivato un centro di ricerca, diagnosi e cura ultraspecialistico mirato. Qual è il valore aggiunto di questo centro? Il valore aggiunto è proprio questo, cioè quello di avere un unico collettore di tante professionalità. In questo centro ci sono ginecologi, ci sono ginecologi specializzati in ecografie di secondo livello, ci sono ginecologi specializzati in infertilità e possiamo avvalerci della collaborazione dei radiologi con cui abbiamo uno stretto rapporto quotidiano, per cui è un po' il punto di incontro di tante professionalità per decidere poi quale sia la strategia migliore per queste donne affette da fibromi. Professore, un'ultima domanda. Una donna interessata da questo disturbo, come accede al centro specifico? Ci sono varie modalità per accedere, c'è ovviamente l'accesso tramite i canali istituzionali, il CUP e internet per accedere ai nostri siti istituzionali, c'è una mail dedicata che si trova sul sito dell'azienda ospedaliera e c'è anche un telefono dedicato, sempre reperibile sul sito della ginecologia dell'azienda ospedaliera SST Sette Laghi. Per maggiori informazioni, quindi, collegatevi al nostro sito www.sst-settelaghi.it.